cavolo, ma si vede ancora tantissimo la mia abbronzatura. Tra poco si comincia danza. Io inizio oggi. Voi avete già iniziato, state per iniziare, state ancora facendo l'iscrizione. Insomma, in ogni caso, per tutti voi che finalmente, dopo un anno di ma, potete ricominciare a ballare, sicuramente avrete a cuore il fatto di avere tutto l'occorrente nella propria borsa. Se non avete indicazioni precise su come vestirvi per la vostra prima lezione di danza, andate qui nell'info box per scoprire il primo appuntamento con il borsone perfetto dedicato appunto all'abbigliamento. Oggi invece, sempre per questa rubrica, vi porto qui sul canale le bustine. Le bustine sono una mia fissazione. Le bustine, nel senso delle piccole trousse nel quale inserire tutto quello che ci serve, non a livello di abbigliamento ma a livello di extra, cose che possono sempre servire, via dicendo. Vi andrò a spiegare per ogni disciplina e in generale che cosa vi può servire all'occorrenza, tenendo anche conto che nella situazione attuale ognuno deve avere le proprie cose, non può contare sul prestito di qualcun altro. Prepariamo un borsone perfetto. Partiamo subito con la bustina generale, che può servire a qualunque tipo di ballerino. Fondamentale, elastici e mollette. La cosa che viene richiesta in prestito più volte in assoluto in un anno di danza sono elastici e mollette. Ti rompe l'elastico, insomma c'è sempre qualche cosa che non va, quindi è sempre meglio avere qualche elastichino di scorta e arrivare comunque sempre pettinati. Cerotti, un paio di cerottini almeno vecchi stantidi a 1000 anni fa, può succedere ragazzi, la danza come qualunque altro sport, ma come qualunque attività che vi sposta dal divano vi può mettere a rischio di farvi un piccolo graffietto, una piccola vescica o quello che è. E quindi avere un paio di cerotti nella bustina è sempre un gran bene. La bustina di zucchero, qua magari vi può sembrare un po' strano, però effettivamente può capitare, soprattutto a chi fa tante ore di danza, di avere un calo di zuccheri. E la bustina di zucchero è la manna dal cielo. Niente di esagerato, se non la bustina di zucchero magari una caramella ben impacchettata, però il problema è che le caramelle le tieni dentro la bustina 40.000 anni e sono immangiabili. Invece la bustina di zucchero, bene o male, sempre per il capitolo pettinatura, emergenza pettinatura, spazzola e pettine, soprattutto per chi fa danza classica, ma in generale per chiunque voglia essere perfettamente a posto e ordinato, per evitare nodi grossi così una volta sciolta la pettinatura, sempre fuori dalla vostra sede, dalla vostra scuola di danza, perché non vogliamo i vostri capelli per terra. Per le femminucce, maschietti, non vogliatemene, gli assorbenti. Almeno un assorbente, portatevelo sempre nella vostra bustina. Se anche il ciclo voi non ce l'avete quel giorno, magari ce lo può avere la vostra amica e la vostra amica magari se l'è dimenticato, se non ha visto questo video potreste salvarle la vita. Fuori bustina, quindi sempre nel borsone ma per forza di cose fuori dalla bustina, un asciugamano è una forma di rispetto verso il proprio lavoro, la propria fatica, il fatto di dare già per scontato che si suderà a lezione. Quadernino e penna, prendere appunti su quello che è stato detto durante la lezione, su quello che si è imparato, magari segnarsi una musica che è stata usata a lezione. È vero, abbiamo il cellulare, però basta niente che il cellulare vi cancella tutto, invece il quadernino e la penna sono sempre eterni, quindi io sono sempre per quadernino e penna, è sempre bene avercelo, soprattutto per chi ha poca memoria. Può essere utile proprio ghiaccio spray o una bustina del ghiaccio di quelle che fai pum, come per i cerotti. Può capitare comunque di prendersi una piccola distorsione, una piccola botta, però mi raccomando, vi prego, non abusate. Ne so che è divertente spruzzare il tastino dello spray, però non abusate del ghiaccio spray, perché se non serve, non serve. Disinfettante, e vedi i capitoli precedenti, una piccola goccettina di disinfettante può essere sempre utile, una borraccia d'acqua perché siamo eco-friendly e quindi cerchiamo di usare borraccia anziché la bottiglietta usa e getta, magari portatevene più di una se sapete che avete più di un'ora di danza. È sempre bene bere, è fondamentale rimanere sempre idratati. Ultimo ma non ultimo, molti purtroppo ancora si dimenticano, il deodorante. Non c'è bisogno che io vi spieghi il motivo, portatevi il deodorante a lezione. Fidatevi di me.
fidatevi. Passiamo ora allo specifico, così vi potete organizzare anche a seconda delle discipline a cui vi siete iscritti per fare delle bustine proprio ad hoc. Danza classica è la bustina più fornita, diciamo, ago e filo, situazione nel quale vi si rompe il nastro della scarpa da punta, oppure l'elastico della mezza, oppure si forma un buco gigante dentro la calza, oppure insomma volete avere un aspetto sempre ordinato senza dover necessariamente ricorrere alla mamma o alla nonna che imparate a cucire, portatevi dietro un rocchettino di filo, un bel laghetto, non è una cosa eccessiva, una scorta di collant. Tantissime volte capita o che ce le si dimentichi, oppure che siano appunto rotte, come dicevamo prima, magari uno non ha voglia di stare lì a cucire in quel momento, oppure che si sporcano, sappiamo di cosa stiamo parlando, e quindi è sempre bene avere ben arrotolata una collant rosa di scorta. Ricordatevi poi, una volta che la tirate fuori e la usate, di sostituirla. Forcine e retina, come per gli elastici e per le mollette, anche forcine e retine sono gli oggetti che passano di mano in mano più spesso all'interno di una scuola di danza, quindi compratevi un bel pacco da 150 forcine e un pacco da 50 retine in modo che ce l'abbiate sempre fornita. Se vi siete dimenticate, le avete perse tutte in corso di spettacoli, lezioni, saggi, via dicendo, avete comunque la vostra piccola bustina con dentro retine e forcine in caso di emergenza. Cotone. Il cotone serve quando purtroppo per forza di cose vi si rompe o vi siete dimenticati salvapunta. Siete sotto spettacolo, dovete per forza usare le punte e non sapete come fare, vi fanno male i piedi, bla bla bla. Cotone idrofilo sul fondo della scarpa da punta al posto del salvapunta, non è il massimo, non è come avere salvapunta di silicone che è comodo, si adatta al vostro piede, meglio che niente, almeno le potete usare senza sfracellarvi le dita dei piedi. Cerotti per le vesciche, sempre bene utile per le ballerine di danza classica, sempre per il discorso punte, perché le punte sono praticamente l'oggetto del demonio, tanto belle e leggere, regalano tanta leggiadria e armonia del corpo, ma vesciche, dita dei piedi compresse che poi quando tiri via la scarpa da punta fanno pff. Il cerotto per le vesciche vi salva. Ultima cosa, che però non è concessa dappertutto, questo l'avevo detto già nel discorso delle divise, le culotte di scorta. In quei giorni precisi è bene avere una culotte nella bustina, però assicuratevi che sia concessa. Io da quello che so che è concessa anche alla scala, per dire, in quei giorni. Se avete un body, diciamo, colorato o nero o scuro, abbinate tutto insieme, non fate lo spezzato che è sempre bruttino da vedere. Passiamo ora alla bustina di danza moderna o contemporanea, insomma, su quel genere lì. Qui abbiamo solo due cose che, nella mia personale opinione ed esperienza, secondo me sono necessarie all'interno della bustina. I calzini di scorta. Il calzino si buca, il calzino si rompe, ho portato per sbaglio un solo calzino, arrotolatelo bene, ci sono un sacco di tutorial sul tubo per arrotolare i calzini in maniera compressa. E la seconda cosa che consiglio è una o due ginocchiere, se ci stanno, soprattutto in alcune tecniche della danza modern contemporanea si va molto spesso con le ginocchia per terra, ed essendo un punto abbastanza delicato le rotule, le ginocchia, soprattutto per i ballerini, è sempre bene tutelarle, magari non sotto spettacolo ma all'inizio, quando ancora si sta imparando, cercare di proteggerle con delle belle ginocchiere, soprattutto se non fate danza tutti i giorni, danza moderna, contemporanea tutti i giorni, quindi diciamo che dovete necessariamente formare il callo, se la fate un paio di volte a settimana. Passiamo alla danza acrobatica, qua ne abbiamo quattro polsiere, non intendo questi, quelli che servono per non vomitare sull'autobus, io intendo quelli elastici che si avvolgono bene intorno ai polsi e ve li irrigidiscono in un certo senso, perché nella danza acrobatica appunto si sosta molto spesso sulle braccia, sulle mani, e i polsi, essendo delle articolazioni delicate, comunque in un modo o nell'altro ne risentono della fatica. Voi portateveli, poi magari non vi servono, anzi io consiglio sempre di non usarli per abituare il corpo alla fatica, però se si hanno delle patologie, dei problemi, bla bla bla, è sempre bene avere delle polsiere, e la stessa cosa vale per altri supporti. Cuscinetti, io intendo anche, per dire, le spallone di gomma piuma che ci sono all'interno delle giacche, andavano negli anni 80, qualcosa di morbido che vi potete infilare nelle varie parti del corpo per attutire eventuali soste appunto su punti un po' spigolosi del nostro corpo, ma in ogni caso voi chiedete consiglio al vostro insegnante per la forma, diciamo, e la dimensione di tale cuscinetto. Un piccolo panno, questa è una novità perché io non ho mai usato queste cose, però effettivamente posso
possono essere utili quando si fanno lavori di carico sulle braccia, per far strisciare meglio i piedi o anche per provare i giri o cose del genere. Un cubotto o rialzo, nei negozi di fornitura sportiva, cubotti da yoga si dice, che possono servire appunto da rialzo nel momento in cui sei già molto flessibile, vuoi aumentare la tua flessibilità oppure aumentare lo sforzo in modo che poi lavorando in piano ti lavori in maniera più semplificata. Non ci starà mai nella bustina, mettetevi l'anima in pace e sicuramente la terrete fuori dalla bustina. Per quanto riguarda l'hip hop, le street dance, ho cercato di fare una bustina il più possibile fornita in base alla mia esperienza. Si suda come i maiali, è la disciplina nel quale io, quando la frequentavo, faticavo di più. Quindi nella bustina della street dance, per quanto mi riguarda, io inserirei una scorta di maglietta, canotta, top, a seconda della divisa che è stata scelta. Sicuramente è molto meglio cambiarsela sta maglietta piuttosto che rimanere puzzosi e bagnati del proprio sudore. Straccetto e una boccettina di alcol o detergente. Il ballerino di Pop X, l'allievo di Pop X, è stato visto entrare in aula con delle scarpe non pulite, scarpe con cui arrivava direttamente dalle esterno, cosa che assolutamente adesso è vietata, ma anche nella vita normale, nelle lezioni normali è assolutamente vietata. Può capitare che quel giorno ti sei dimenticata le scarpe, a piedi nudi non la puoi fare sta lezione e quindi che cavolo fai? Tirare via tutto lo sporco dalle suole. Ci vuole un pochino di tempo, si perde un po' di tempo, infatti è sempre bene avere le vostre scarpe pulite nel borsone, però se capita per una volta non sia l'abitudine. Per pezzo personale inserirei una cuffietta morbida, non per fare brutto, ma perché a volte capita, magari soprattutto per chi fa breakdance, delle cose che richiedono di appoggiare la testa per terra, e quindi avendo la cuffietta morbida sicuramente si farà molto meno attrito, ci si può appoggiare senza spaccarsi il cranio. Degli extra per essere proprio al top: il TheraBand o altri elastici di resistenza vi possono aiutare a appunto migliorare con della fisiotecnica, con degli esercizi specifici. Il rulletto o il rullo in generale, oltre ad essere un ottimo sostituto del cubotto che dicevo prima per la danza acrobatica, quindi come rialzo, è anche molto utile per i massaggi. Assaggiare la colonna vertebrale, tutte le articolazioni, i pesetti che possono essere quelli che si allacciano oppure addirittura i pesetti quelli da tenere in mano, soprattutto per i maschietti che devono sollevare le ragazze o comunque avere più forza fisica rispetto alle ragazze. Una pallina, come per il rullo, avere la pallina è fondamentale, soprattutto per la pianta del piede. Pianta del piede che ci sostiene per tutta la lezione, prima e dopo la lezione, passare la pallina sotto il piede. Cuffiette ed MP3. Io sono degli anni 90, quindi perdonatemi, io non so adesso cosa si usa, forse si usa solo il telefono. Magari una playlist con le musiche delle vostre coreografie, delle vostre lezioni, delle vostre variazioni, insomma quello che vi serve di ricordare di lezione in lezione. Ora, io capisco che dopo tutto questo elenco infinito state andando nel panico perché, oh mio Dio, devo iniziare oggi le lezioni di danza e non ho niente. Siamo tutti clementi, non preoccupatevi, e soprattutto questo è un elenco che io ho personalizzato proprio al millimetro. Non è necessario avere proprio tutto. Se uno vuole essere al top, sì, e non serve, vi assicuro, un borsone grosso come il Titanic. Sono cose che veramente stanno in bustine. Ragionate bene su cosa vi può servire in base alla vostra esperienza. Spero di non aver dimenticato nulla. Nel caso, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa mi sono dimenticata, oppure i vostri personali dubbi, e avrò piacere di rispondervi e di darvi dei consigli su cosa inserire. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. E invece qua sotto la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, e se pensate che questo video possa essere utile alle vostre compagne di danza, alle vostre insegnanti di danza, a chiunque voglia iniziare danza e stia preparando il suo borsone per iniziare l'anno al meglio, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo canale, questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con Cartoon Joe, giovedì 10 settembre. Invece il prossimo Danza con Joe sarà martedì 22 settembre, perché il 21 che cosa c'è? Ditemelo voi qua sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Un bacione, buon inizio di danza e ciao ciao!